commosso Angelo Pisani. A seguito dell'ennesimo omicidio di camorra nel perimetro della morte, il presidente dell'ottava municipalità torna a lanciare l'allarme sicurezza per decine di migliaia di cittadini indifesi, costretti a convivere con una guerra spietata. Per questo Pisani ha chiesto al governo l'intervento dell'esercito che garantisca la vivibilità di una zona su cui lo Stato ha perso il controllo. Bocciato Luigi De Magistris, il sindaco di Napoli ed ex magistrato, nonostante ci sia una guerra di camorra in atto che ha messo in scacco la città che lui amministra, facendola ripiombare nel terrore, nel sangue, pensa alla politica e alle liste arancioni da presentare per arginare l'antipolitica di Grillo e del suo movimento. Se De Magistris si vuole dedicare alla politica nazionale, sia chiaro e lasci il suo incarico a chi ha veramente a cuore la città. Napoli non ha bisogno di un altro Bassolino.